Relativamente alle vicende dell'astronautica sovietica, uno dei pochi fatti anomali ad essere documentati e conosciuti in Occidente è accaduto nel 1989 durante la missione di una delle sonde inviate verso Marte. Il 27 marzo i controllori di volo della Phobos 2 persero il contatto con la piccola sonda inviata verso il pianeta rosso con lo scopo di studiare le caratteristiche del satellite naturale marziano Phobos. Le caratteristiche anomale di questo piccolo corpo celeste già da tempo hanno attirato l'attenzione degli studiosi di tutto il mondo, al punto che i più arditi ricercatori hanno avanzato l'ipotesi che potesse essere un oggetto di natura artificiale messo in orbita da una ipotetica civiltà marziana. Una ipotesi confermata dal contattista Eugenio Siragusa, il quale divulgò un messaggio datogli da un essere extraterrestre, dove veniva specificata la sua funzione, e cioè di convogliare verso il pianeta rosso energia solare. Energia utilizzata, sempre secondo quanto rivelato da questo comunicato, da una avanzatissima civiltà marziana, oggi esistente su un piano dimensionale da noi ancora non sondabile. L'improvvisa scomparsa della sonda mise in subbuglio i tecnici e gli scienziati sovietici, che non seppero darsi una spiegazione plausibile di questo incidente. Ad aggiungere ulteriore stupore e confusione contribuirono le ultime foto inviate a terra dalla sonda Phobos 2. In queste foto, scattate a 8 ore l'una dall'altra, era visibile una enorme ombra sul suolo marziano, un'ombra lunga circa 25 chilometri, che non poteva essere causata dal satellite marziano e tantomeno dalla piccola sonda terrestre. Solo un altro oggetto di enormi dimensioni, che si fosse frapposto tra il Sole e la superficie di Marte, avrebbe potuto provocarla. Un oggetto la cui improvvisa comparsa coincide stranamente con la repentina cessazione delle trasmissioni tra la sonda Phobos 2 e il centro di controllo a terra. I tecnici sovietici spiegarono che l'interruzione dei collegamenti era avvenuta nel momento in cui gli obiettivi delle camere fotografiche della Phobos 2, dopo aver scattato le due foto dove compare la strana ombra, venivano puntati nella direzione da dove essa proveniva e dove si trovava anche il satellite marziano Phobos. Venne anche detto che la sonda fece in tempo a scattare un'ultima foto, ma essa non venne mostrata, infittendo ancora di più il mistero e i sospetti su questo strano incidente. Ma inaspettatamente questa ultima foto fu mostrata dalla studiosa russa Marina Popovic durante un congresso sugli UFO tenuto in America nel dicembre del 1991. In questa foto ufficiale dell'Agenzia Spaziale Russa è possibile vedere il satellite marziano Phobos e un oggetto sigariforme di circa 20-25 km di lunghezza molto vicino al satellite di Marte. Una foto ufficiale, sulla quale nessun commento è stato fatto dall'Agenzia Spaziale della ex Unione Sovietica e che dà il chiaro segno di una presenza non terrestre che vigila ed interviene quando non condivide il nostro operato. Questa presenza è visibile in un altro filmato realizzato dal cosmonauta Musa Manarov durante l'aggancio con la base orbitale Mir. In questo documento, registrato il 5 giugno 1993, possiamo osservare nei pressi della stazione terrestre un oggetto luminoso sigariforme, la cui lunghezza, stimata dai ricercatori, è di circa 1 chilometro. Questa presenza si è manifestata altre volte nei pressi della stazione orbitale russa. I filmati che stiamo vedendo, registrati dagli astronauti della navetta spaziale americana nel maggio del 1997, ne danno testimonianza. Nelle immagini possiamo vedere degli oggetti luminosi eseguire vicino alla Mir delle manovre che denotano una propria autonomia di volo. L'ex cosmonauta russo generale Pavel Popovich, noto anche per la sua attività di ricerca sugli oggetti volanti non identificati, ha dichiarato di aver avuto esperienza diretta di questa realtà e di aver ricevuto documentazione appartenente ai servizi segreti russi, dove si evidenzia la perfetta conoscenza e lo studio da essi attuato sul fenomeno UFO. Треугольника, который летел параллельно нашему курсу нашего самолета,
но выше, примерно на 1500 метров, на расстоянии примерно около километра. Шел со скоростью, если наш самолет шел 950, он где-то 1500, потому что обогнал он наш самолет и скрылся. Я обратил внимание всех пассажиров, экипажа, и мы так и не могли определить, что это за объект. Но что это не самолет, это точно. А что за объект? Просто ровный, четкий, белый треугольник. Белый треугольник. Он не излучал ничего, ничего не передавал. В общем, короче говоря, настоящий, как говорится, НЛО. Я понимаю, что современный уровень науки объяснить не может это явление. И я, например, знаю о том, что и Российская Академия Наук сейчас ставит вопрос довольно серьезно. Я, например, знаю о том, что мне в прошлом году из КГБ прислали целую вот такую папку писем, сообщений, там и контактеры, и очевидцев, которые наблюдали описание всех этих случаев очень и очень многих. Copia di questo dossier, composto da 124 pagine, che riportano 17 rapporti stilati da personale militare tra il 1982 e il 1990, è stata donata anche a Giorgio Bongiovanni, che ne ha permesso la divulgazione in Italia. Questi documenti non contenevano elementi di primaria importanza, ma provavano definitivamente la conoscenza, lo studio e l'occultamento di prove ben più consistenti da parte dei servizi segreti russi. Su questo tema è interessante anche la testimonianza del professor Kasantsev. Ma so che i militari della difesa contraerea avevano un ordine di registrare tutti i fenomeni di questo genere. Per quanto riguarda il KGB, io so che molti amici miei cosmonauti, i primi, firmavano un documento nel quale si diceva che non informeranno nessuno su niente che sanno su questo argomento.